Signore e signori, non solo, buon pomeriggio e bentornati su Marco Place. Siamo tornati finalmente con un direct. Non il direct che forse avremmo voluto, ma il direct. Non perdere adesso, bravo, perché sto vedendo un attimino qua il segnale. Ma dicevo, il direct di cui comunque avevamo bisogno. Eh sì, perché in effetti di New Horizons sappiamo poco o nulla. Stranamente, abbiamo avuto l'annuncio, abbiamo avuto il primo annuncio al direct di settembre 2018, ma era un teaser, tra l'altro alla fine del trailer per Isabelle in Smash, o Fuffi che dir si voglia. Poi abbiamo avuto il primo trailer vero e proprio al direct delle 3 2019, un trailer che ci mostrava la base, ovvero il fatto che saremmo stati su un'isola deserta, diciamo comunque sia, il pacchetto isola di Tom Nook della Nook Incorporated, sì, perché Nook adesso ha anche una sua bella società di questo tipo. Perché si sta abbassando qua la qua? Ok, va bene, a posto, posso essere ristabilito. Dicevo, la Nook Incorporated, che tra l'altro nel logo ha il font della Nintendo, tanto per dire. Intanto controlliamo se tutto va bene qua. Devo controllare anche, stavo dicendo per appunto, poi anche il fatto che ad esempio potremo asfaltare le strade, il che può sembrare assurdo, ma è una novità per Animal Crossing. Poi anche per l'appunto... il crafting, questa è una novità enorme rispetto al passato. Ma poi, a parte questo, non tanto abbiamo avuto, sì, la pubblicità giapponese del 1 gennaio, proprio in concomitanza con la fine dell'anno, che mostrava per l'appunto i vari abitanti del villaggio vedere il video della Nook Incorporated per presentare il pacchetto Isola Deserta. Poi abbiamo avuto delle news molto, ma molto... Oh, grazie, grazie per il follow! Perché il messaggio vive i cinesi? Aspetta un attimo che... devo anche controllare in effetti come sta andando la live qua su Twitch. Perché nel frattempo sta perdendo qui. Perché ho 10... Vabbè, dai, stabilizzati un po' per favore. Allora, un attimo. Ah, ok. No, 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 non è per altro, perché devo solamente controllare effettivamente se stava andando come si deve la live qua. Quindi aspetta. Perché alcune volte mi è capitato, in effetti, di non controllare, di avere ad esempio l'audio del microfono che non andava, oppure cose di questo tipo. No, 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 non ti preoccupare. Comunque, stavo dicendo per l'appunto che abbiamo per l'appunto... ho avuto queste poche informazioni e poi pochissimo altro, con tanto che le persone, che i fan della serie, sono dovuti andare a cercare tipo le immagini su Nintendo Dream Magazine per vedere ad esempio la presenza delle scale, il fatto che si potessero fare le scale, oppure anche leak di vario tipo, ad esempio anche dei render dei vari abitanti del villaggio. Leak che tra l'altro hanno anche portato al fatto che effettivamente questa sarebbe stata la data nella quale avremmo scoperto di più sul gioco. Questo perché? Perché in effetti... alcuni siti hanno pubblicato dei render dei vari abitanti del villaggio, dei vari abitanti di Animal Crossing, però poi li hanno dovuti togliere con la notifica che dovevano tenerli sotto embargo fino al 20 febbraio, cioè oggi. Il che ha fatto pensare, se questa è la data dell'embargo, allora vuol dire che ci sarà qualcosa che farà Nintendo per rilasciare informazioni, perché per l'appunto non può poi far scadere l'embargo senza che abbia rilasciato quelle informazioni di par suo. Ed eccoci qua, al direct del 20 febbraio. Al quale, tra l'altro, mancano 6 minuti. Tra l'altro, proprio questa mattina, c'è stato un altro leak, questa volta di Nintendo stessa, che ha pubblicato inavvertitamente sulla sua pagina americana di YouTube una pubblicità di circa 15 secondi, non molto, che poi, tra l'altro, ha messo subito in privato, ed è stata però già presa, già scaricata, già ricaricata da 300.000 siti, da 300.000 account di YouTube, dove si mostra un esempio novità come il menu per la selezione dei vestiti, che sembra molto più dettagliato rispetto al passato. Ora, devo essere sincero, io non è che sia questo grande giocatore di Animal Crossing, ho giocato sia a quello per Wii, ho giocato anche al New Life per 3DS, soprattutto al New Life per, New Leaf, cioè scusate, per 3DS, però non sono accanito, un così grande accanito, però sono comunque interessato al nuovo capitolo. E anche per questo se faccio la live reaction quest'oggi. Quindi mancano un 5 minuti.
Per l'appunto che ci possiamo attendere? Beh, ovviamente avremo la notizia per l'appunto, vedremo meglio le cose dei menu, alcune delle cose che sono leakate nel corso degli scorsi mesi da magazine e le piccole antiche che i fan sono riusciti a trovare in qualche modo, quindi per l'appunto le scale, la storia delle scale che si possono costruire, i vari pattern per accessori, per le strade, l'organizzazione del villaggio stesso, quindi anche, magari anche notizie sul ritorno di certi abitanti del villaggio, perché ho letto varie speculazioni a riguardo, anche seguendo ad esempio il podcast Nintendo Cast che hanno fatto i YouTubers poco tempo fa, dove si è parlato anche della possibilità del Direct per quest'oggi e del fatto che ci fossero così poche news, in effetti, sulle quali potrei fare il Nintendo Cast, poche news concrete, per appunto anche novità riguardanti i pattern, per appunto dicevo. Però diciamo che Nuke avrà molto da dire effettivamente, avrà da dire perché, ripeto, le news ufficiali sono molto poche. Abbiamo per l'appunto l'isola, va bene, abbiamo il crafting, però non sappiamo ancora nel dettaglio come. Avremo anche il fatto del multiplayer, perché sì, il gioco include anche, da quello che ho visto, multiplayer in locale, il che dovrebbe essere una novità per la serie. Il multiplayer online, poi anche il casino dei salvataggi, perché da quello che ho capito non seguirà, non è disponibile il cloud semplice come per la stragrande maggioranza di altri titoli per Switch. Però ci sarà comunque una soluzione per gli abbonati al Nintendo Service Online nel caso in cui la console dovesse rompersi o essere persa. Quindi c'è una soluzione, però non è quella tipica per tutti gli altri giochi, è un qualcosa di complesso. Il perché della complessità non lo so, francamente, forse per evitare che la gente possa abusare di manipolare il tempo, visto che comunque sia un gioco che prevede tanti eventi scaglionati a seconda delle stagioni, perché proprio in base allo scorrere del tempo nel mondo reale si basa anche il gioco. Manca ormai pochissimo, 2 minuti ormai. Quindi sì, mi aspetto questo. Poi non penso che ci saranno riferimenti ai bundle. Magari solamente un minimo per dire: ehi, c'è anche il bundle in arrivo il 20 marzo. Ma solamente così. Mi domando se nella versione americana del Direct ci sarà qualche riferimento in merito al PAX East. Visto che in effetti Nintendo ha un booth molto grande, il doppio rispetto all'anno scorso. Però deve ancora annunciare l'effettiva lineup che porterà all'evento. E tra l'altro inizierà la settimana prossima. Il che mi fa anche pensare che se non annunciano nulla questa settimana e se non annunciano di ritirarsi dal PAX come ha fatto invece Sony per paura del coronavirus, potrebbe anche darsi che magari, ipoteticamente, però è una teoria nella quale credo poco, l'annuncio della lineup del PAX sia legato a qualcosa tipo un direct più generale, però veramente dubito. C'è qualche rumor più recente anche grazie a Chris Callion, che è stato che è un ex giornalista della rivista Nintendo ufficiale inglese, nonché anche di CVG, adesso ha un sito suo, che da una sua fonte ha sentito che ci dovrebbe essere la settimana prossima un Direct generale. Tra l'altro, dopo che gli ho chiesto co come ha sentito specificatamente, mi ha chiesto che l'ha sentito dopo l'annuncio del Direct di Animal Crossing. Vedremo, ha detto che è una fonte che è solitamente accurata, a parte l'unica volta in cui non è stata accurata, che tra l'altro non è stata per Star Fox Racing, stranamente, visto che ha confuso tanti insider. No, è stato per dire che The Wonderful 101 sarebbe stato annunciato in un direct un anno e mezzo fa. Quindi, molto strano, però vedremo se si spera a questo punto, visto che ci vuole comunque il direct generale, non scherziamoci so, cioè, non neghiamolo, ci vuole, perché dopo marzo Nintendo non ha nulla di con date. A giochi, perché c'è un ritardo così grosso qua? Cioè, sono le 3, però da quello che vedo c'è un ritardo di tanto, ma di tanto. Aspetta, non dal vivo, perché non ha messo dal vivo? Aspettate un attimo. Voglio capire perché mi dà questo problema. Allora vuol dire che stai iniziando. Dovrebbe essere iniziato già. Sbrigati però, eh. Sbrigati. Sbrigati. Ma che cacchio, perché? Perché questi problemi?
Ok, va bene. Va bene. Fa niente che la qualità non è buona, però fa niente. Dai, dai, dai. Cioè, vai. Ok, perfetto, ci siamo. Meno male. Ok. Mi aspettavo comunque che ci fossero i dialoghi già in italiano. E vabbè. Quindi in tre parti divisa. Però sbrigatevi con la prima, perché questa, di questa non ho già parlato sia al direct delle tre. Oh, futuri sviluppi, anni di sviluppo. Oh, questo è interessante. Perché, ecco, se l'ha visto poco tempo fa anche sulla pagina di Nintendo.com, il sito americano, che c'era il fatto che ci sarebbero stati, cioè, acquisti in gioco. Poi però è stata tolta quella notifica. Quindi magari l'hanno tolta o perché non vi ritiro, perché non volevano spoilerare una notizia che avrebbero dato nel corso del Direct. Perché non va così? Mi sa che devo mettere a 480. 1080 non ce la fa. Quindi un secondo. Mi dispiace per la qualità, però almeno così riesco a seguire. Ok. Va bene. Since we're nearing departure, it's high time we detail the many features and perks included in the getaway package. La New King presenta l'ABC della vita sull'isola deserta. Upon arrival at the local airport, you'll be met with a deserted island positively teeming with nature's bounty. Va bene che la qualità purtroppo del live stream che sto utilizzando ora non è granché, però è bello da vedermi anche la signora. Anche che si è già visto, per quel poco che si è visto, è bello da vedere. Ah, aspetta, cosa? Ok, questo in realtà è nuovo. Don't worry. No matter which you choose, you ah, vabbè, giustamente, secondo dove ti trovi nel mondo, sei giusto, giusto, in effetti. Right from your island. Your departure date is scheduled for March 20th. That's pensate deve essere annunciato così. È un rinvio. Non il 20 marzo, scusate. No, l'hanno detto più volte ormai che è il 20 marzo, figuriamoci. Calma e tranquillità. E risate. Summertime brings its own share of delights. You'll see a wealth of lush greenery, not to bello grande, me li ricordo anche in New Leaf. Bugs, native to the island. Quanti ne avrò presi? Come autumn, the color of the leaves on the trees will gradually change, and so too will the activities available to you. Vedere anche come le foglie si muovono così al vento. È un bel effetto. And in winter, the island transforms into a chilly snowscape. The usual winter activities are a jolly good time. Ma che faccia! And the night sky above is particularly spettacolare. Oh, l'aurora boreale! As you can see, e non ci sono Skinner e il presidente Chalmers, però. The activities available to you change along with them. But the simple joys of nature are just one reason that the island is such a great setting for your new life. Not long after your arrival, you and your ok, in realtà queste sono notizie un po' con novità. Sì. Non penso che ne abbia, che l'abbiano fatto vedere ad esempio alle tre questo dell'orientamento. Ok, sì, perché inizieremo a vivere nella tenda. Okay. Ok. Ho piantato la tenda. Ah, pure. If they're not sure ah, proprio siete proprio pigri voi! E che cacchio! Ma povero albero, no! Although you're moving to a deserted island, you're still getting a package deal. On the island, we've included two facilities to make your life there more comfortable. Visit this tent okay. In the plaza to access residence services, which ah, is here to support forse. All of your daily needs. Ah, no, vediamo. It's open anche, 24 sì. hours a day, providing residents with services such as the sale of everyday goods, the purchase of unwanted items, okay. and helpful advice about living on a deserted island. And by attending meno male our free che non DIY workshops, you'll learn how to craft Spero. A variety of items. Ah, ecco qua. Il crafting. First, just learn the DIY recipe. Ah, giustamente, prima c'è bisogno dello schema per poter capire come fare, in effetti then, ha senso questo. What to make. Ma tu guardalo quanto and industrioso. There you have it. It's ready. Sempre una foglia comunque. As you can see,
With enough recipes and the right materials, you can build a plethora of wonderful things, even on a deserted island. You'll enrich your life with your own hands. È tutto own però all'esterno. Vabbè, grazie per la ripetizione, comunque direct. Are you experienced with DIY crafting? Well then, start by our customization workshop, where you can learn skills like changing the color of your DIY furniture or decorating them with your own custom designs. Okay. Making the tools and furniture you need by hand is of vital importance on the deserted island. It's Animal Crossing è famoso per la customizzazione dei vari oggetti. Questo non è da meno. L'aeroporto. Aspetta. Welcome to the airport. Eh sì. Where you'll first quindi ci torniamo land on the poi per fare altro. It's fare also available for use year round. Ah, forse per andare nell'isola degli altri amici, giusto? Beginning the day after your arrival. At the airport, you can use the internet or local ecco appunto, ho invitato ad andare, penso. Residents of other islands to yours. Sì, sì, sì. Ma come sta applaudendo? And you can also travel to and visit other islands yourself. Sì, 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 giustamente. In this che macello è? Vabbè, fino a 8 persone, questo si sapeva già, in effetti. Can be on a given island at one time. Feel free to get a good group together and make some memories. No, non, purtroppo se vado avanti poi perdo qualcosa, quindi lasciamo le cose come stanno. Non penso che il ritardo sia così grosso, dai. Feel free to use this service to interact with other residents. Magari approfitto di una pausa, tipo quando c'è una... quando dice presenta una parte, quindi oh, ecco qua. Vediamo. Ok, va bene, ecco qua per l'appunto. Adesso as well as services. No need to worry. Mm-hmm. Of these, the true standout is your specially built Nook phone. Ah, eccolo qua, il Nook phone. Se ne era visto anche durante il Direct. But over time, we will provide new applications to support. Ah, aspetta, durante l'avventura come contenuto scaricabile. Sì, il Nook phone, accidenti. Sì, mi ricordo che se l'ha già visto alle 3. Our CEO, Mr. Nook. Ah, pure bene. Il nostro unico padrone signore. Vabbè, è tipo come in Splatoon e Splatoon 2 allora. Con i messaggi ogni volta che avvii il gioco. Servizio speciale 3 invece. Since this is likely your first time on a deserted island, we're offering guidance and inspiration through the Nook Mileage Program. Programma mia. They're great for when you're looking to participate in some activities and you're in need of some recommendations. Ma sono achievements questi? Aspetta. Mi sa di sì. Oh, comunque sia, per l'appunto, fai delle varie cose e ottieni dei punti. Punti che possono essere spesi come esattamente? Ok. Ah, è per ripagare il pacchetto. Oh. Ok, 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 ok. Nook Stop Terminal in Residence Services. Rewards range from in-game Nook and merchandise to helpful items that can enrich your time on the island. Ah, bello questo menu, molto bello. Mi sa che se l'ha già visto le tre, comunque bello. Adesso fate vedere anche il menu per i vestiti, che è molto bello, molto ricco quello. Benissimo, seconda parte. Nook Inc. is here for you, but remember, the island is very much deserted. And so, we'd like to take this opportunity to talk about some possible oddio, contrattempi. No, no, animali selvaggi no, perché diventa un po' strano, visto... This is one nature-rich island. Pericolose, veramente, lo fate? Encounter dangerous insects, such ah, as vabbè, quello sì. Scorpions. If you get stung, you may end up somewhat irritated. Ah, vabbè, sì, questo succedeva anche in Olifa, ad esempio. Should you come across one you don't think you can catch, try not to push your luck and consider retreating. Vai via, vai, 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 corri, corri, corri. Symptoms can be cured with medicine available at residence services. Voilà. And we recommend keeping some on you, just in case. Nighttime on the island can get a little dark. Oh, i funghi che si accendono. No, si accende un po' tutto, scusate. Ah, vabbè, devono essere oggetti per l'appunto. The getaway package promises a fantasma? C'era per caso precedenti? Forse sì.
naufraghi, e così magari arrivano anche altri abitanti dei vecchi giochi. Sì, ma povero, comunque sei proprio spiaggiato così. Give them a holler to make sure they're doing okay. Then keep them company until they wake up. Please offer all the support you can. They're relying on you to make it home. Con calma però, Although your Nook phone has a map application, it's theoretically possible you could get lost or find yourself unable to move forward. Quindi? In situations like these, it's best not to panic. Instead, simply use the rescue service. Però, si paga. You'll be transported somewhere cosier in no time. Ok. Vabbè. Vai di replica come prima, ho capito. Vabbè, lasciamo stare allora, va. Ciao Zelda. Given the services we've introduced so far, there should be plenty to enjoy on the island already. But if you want your in-game life to be even more comfortable, we will offer a number of optional Vediamo un pochino, extras. Gratuiti oppure no? In effetti, perché vorrei capire. Does the environment seem a bit rough? Do you need a little more space for all your stuff? If you said yes to either of these questions, then we have an option for you. Ah no, questo Building è tutto in game, va bene. Ok. The loan has no deadline, no interest, and no assessment. Sì, perché ha parlato poi anche delle varie parti della presentazione, però... Ok. You can pay it back at your own pace. Ah, con tutta calma, con ton nuke, certo, come no? A house offers so much more space than the tent you'll start with. And also has its own storage spaces capable of holding any furniture and baggage you're not displaying. Okay. That way, everything's nice and tidy. You get to be your very own interior designer, setting up the walls and flooring however you like. Really get the most out of living there. We've made it easy for you to change patterns at any time. Mi sa che qui stanno per... Non ho giocato a Pocket Camp, però forse stanno prendendo effettivamente anche da Action Designer per la possibilità di... Bella, questo non lo ricordo assolutamente in... Credo che abbiano attinto un po' stile a Pocket Camp che da Action Designer da questo punto di vista. Non vorrei dire una cacchiata, ma penso di sì. If you own a house, we can also offer you additional extension and remodeling services. Bella grande così, pure le stanze. We have appropriate plans available, so please don't hesitate to ask us about them. Servizio aggiuntivo numero 2. Your Nook Miles can be exchanged for in-game rewards, including Nook Miles tickets. These can be used to travel to distant islands. The destination of these tours differs each time. Come dall'umore, no, scusa, io voglio andare da una parte e lui dice no, col cacchio ti mando un'altra parte. Ma vabbè, va bene. These far off destinations are small deserted islands full of trees and con altri animali però. Of course, you can take many items back home with you. Vabbè, deve essere tipo il concetto che c'era dell'isola in New Leaf, però è espanso. It's a nice change of atmosphere, and you anche perché l'isola cambia a seconda dell'umore del pilota. E quindi. Altra ripetizione, va bene. We're certain these tours will prove to be one of our most popular services, leading to many repeat customers. Why not give it a try? E nel salto. Servizio aggiuntivo numero 3. With our package plan, up to 8 people can live on one island. Oh, quindi non soltanto per giocare in certe sessioni, ma anche provided only to those islands with multiple residents. Per vivere continuamente. Party play. It's called party play. È un po' troppe ripetizioni però per i miei gusti, perdonami. With this way to play, you can call up other residents who live on the same island. Ah no, questo deve essere dal punto di vista locale. No, aspetta. Ancora ripetizione, vabbè. Anche quindi fino a 8 possono vivere, ma fino a 4 possono esplorarla in contemporanea. Making the others the followers. They can follow the leader around. That way everyone can spend time together. E devastare tutto quanto o riposarsi anche. As you can see, it's easy to change out the assigned leader. That way, followers can quickly take turns doing what they want to do, even if it's just a little shopping. Mm-hmm.
Any creatures or other items found by followers will be stored in a recycle box at the Residence Services building. Please make sure to stop by and pick them up later. Numero 4 come servizio. We are developing a web service within the Nintendo Switch Online. Oh, un gioco che usa l'applicazione. Non ci credo. Non ci credo. The service lets you scan QR code patterns of custom design. È un miracolo! L'applicazione che non viene usata praticamente mai. E giustamente chi lo fa? Animal Crossing. To scan the QR codes of custom designs created in the Oh, ecco, giustamente per poter importare i modelli. Ci sta? Ci sta. And then download them via Nook Link. Buono. Però non disponibile al lancio, when da quello che ho capito. Online, you can talk with owners of Animal Crossing New Horizons and the Nintendo Switch Online smartphone app using your smartphone as a keyboard. Questo non era disponibile semplicemente in game. Vabbè, cioè, sembra essere una delle parti più a marzo, quindi no, proprio 20 marzo, pensavo poco dopo, però comunque no, 20 marzo. Pensavo più tardi, visto come l'ho detto prima. Però se non sbaglio, il fatto del parlare non era disponibile in game con ad esempio anche quello per Wii. Non vorrei dire una cacchiata. Ecco la prima parte. Quindi abbiamo ancora altre due parti da vedere. Si calma, Nook. Va bene, Nook. Vediamo la seconda parte, quindi contenuti aggiuntivi. Eccoli qua, gli sviluppi previsti, vediamo. With the getaway package, you'll really get that deserted island bang for your buck, especially with only a couple of neighbors for company at the start. But our hope is to eventually invite more residents and develop the island. Ah, quindi praticamente c'è un rollout di abitanti graduale, così da parte loro. For this reason, we're planning to invite more animal residents to come live here. That said, we don't want you to feel like we're inviting others into your space carelessly. Quindi? As such, we've secured this land in advance. Ah, okay. Oh, va bene, perfetto. Così con gli altri. And in some cases, you may be able to invite some residents yourself. But we won't stop there. We're also planning to build additional facilities on the island. Ah, vabbè, ma questo sì, se non sbaglio, questo è tipico. Cioè che poi si showcasing the rich ecosystem on the island. Tipo che le strutture poi arrivano nel corso dell'avventura. Questo non questo è ready-made furniture tipico. And goods you can't craft yourself. A tailor offering clothing and fashion items. Io pensavo che fosse per effetti quello tipico di Minecraft, pensavo che fosse qualcosa di diverso, non lo so perché mi sembrava da come l'ha presentato. We're hoping to enrich our residents' lives and foster a sophisticated culture on the island by gradually adding shops and facilities with a little help from some connections our CEO made in the past. Ovviamente, se non parla Nook. Ah, ecco i vestiti, hanno fatto vedere. Vieni qua. The Residence Services Center is only a simple tent now, but we plan to eventually expand this tent into a proper building. E beh, anche per quello. We will also continue to expand our housing business, which is one of the main departments of Nook Inc. We can and will offer to expand or remodel your house while providing moving services for your house or local facilities. Also. Aspetta. Ciao Fuffi, sa bel che dir si voglia. Tra l'altro vedo che giustamente chi è più esperto di Isabella o Fuffi. That way we can offer the utmost in services and advice regarding the overall environment of your island. We're hoping to accept not only new residents but also any guests who are tentatively paying a visit to the island. First of all, tourists are always welcome. Ecco, questo è quello del campeggio che stava anche nell'espansione di Unity, mi ricordo. While simultaneously learning about customs we aren't familiar with. Oh. Ah, il cambio è abbastanza rapido. We're actively accepting any traveling merchants who can offer up items that cannot be crafted on the island. E
And eventually, we will host a variety of events for you to take part in, such as fishing tourneys and bug-offs at the plaza in front sono of tipici, resident sì, sì, sì. services. Through free updates, we plan to introduce ah, ecco qua, aggiornamenti gratuiti con eventi speciali, e questo qui, e questo è... sì, sì, sì. We hope you questo al di là di quello tradizionale. Our services. We're sure you'll agree that starting over on a deserted island is already an attractive proposition. Mm-hmm. But here at Nook Inc., we really want our residents to create a one-of-a-kind island that they're proud to call their home. E quindi? To help you develop such a place and realize your creative vision, we're able to offer you a range of additional services. These include ways to help you and your fellow residents. Costano, ah vabbè, questi tipici, però cacchio costano, ecco le scale per l'appunto. By building bridges and slopes, you'll be able to comfortably walk around the island without relying on handmade tools like vaulting poles and ladders. And once the island is fully decked out, we will provide you with a permit. Ah, così direttamente. Ah, siamo direttamente noi che possiamo costruire. Va bene. Allora. Ah, ecco qua per l'appunto i pattern. Eccoli qua. Ah, ed è qui che poi si possono fare le strade. E non solo. In addition, ah, anche per we can also giusto. Provide you with a permit that allows you to undergo major construction on the terrain itself. Oh, ok, questo è diverso rispetto agli altri. Cacchio. Com'è che funziona dal punto di vista fisico? Non lo so, non mi importa però. E all'improvviso Minecraft. With your very own infrastructure, maintenance and construction permits. Vabbè, è spuntato come, vabbè. Il laghetto spunta così a caso, però, cioè. Questa è molto importante come opzione. Allarga. As you've seen today, the Deserted Island Getaway Package offers you a wild new life surrounded by nature, just as its name suggests. Mm-hmm. Or you can lead a comfortable life in a perfectly planned community. The choice is yours. Però come fai a camminare là dentro in quella casa con tutti quello... Vabbè. What kind of life do you want to live? Voglio distruggere tutto! The Deserted Island Getaway Package, presented by Nook Inc. Your departure is on track for sì, March ma la terza parte, scusami. 2020. Deve esserci qualcosa di particolare per We're la terza parte. We're looking forward allora. To meeting you all. Oppure un messaggio finale tanto per, vediamo. Nook Inc. Fine. Ah, ecco per l'appunto. Sì. Sì, 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 abbastanza, sì, sì. Ah, forse ho fatto speciale. Forse no, aspetta. Ok. Ah, giusto le domande, vero, erano le domande, vero, vero, vero. Vero, giusto. Vero. Sarà anche la domanda per quanto riguarda il salvataggio, mi sa, perché è stata molto richiesta. Ecco, tra l'altro. Sì, se non sbaglio, unica isola però per l'appunto. Nintendo Switch console and a copy of the game, everyone in your family can live on one shared island. The maximum number of residents for an island is 8. Each user can register one resident. Olle. And each resident can of course build their own house. Papa Ken. Does the game support ah, l'amiibo? Giusto, buona domanda. Yes, the game supports ottimo. Amiibo figures and amiibo cards l'amiibo, però? From the Animal anche Crossing le carte amiibo. Series. Ah, li porta proprio. You can also invite these familiar faces to Photopia. An island that exists someplace out there where you prego? Can place models and create a photo shoots. Ok. Sembra un po' un caos però. We plan to support additional characters in the future. Ok. Sì, sì. Do you have any more information about visiting friends?
While visiting other islands online, you can communicate with friends or players not registered as friends using temporary passwords. These features can be restricted via the Nintendo Switch Parental Controls app for smart devices. In order to protect the environment of your island, some tools like axes and shovels are forbidden in visits with friends. Ma no, la cosa bella! No, non mi è tolto la distruzione! Registered as best friends can use these tools. Ok, va bene. Se sei mio amico ti distruggo tutto, ok? Interacting with your closest friends. Purtroppo questo a causa dei cretini online. Save data? Ecco qua la domanda. Animal Crossing New Horizons. Eccola qui per l'appunto. Non ha la soluzione, ma avrà un'altra cosa. However, we're planning to offer a service for recovering backed up save data from the server in certain circumstances, such as console damage or loss. Però dopo l'uscita. Will there be a special themed console to go along with the game? La risposta è sì. Ah, hanno parlato alla fin fine, hanno parlato del bando. Horizon theme console that comes with a download code for the game will be released on March 20th along with a theme carrying case. La console speciale è bella comunque, anche la custodia. Nook Inc. supervised the console design for your Sì, portiamo nella realtà la Nook Inc., dai. Will there be any free updates after launch? Ne hanno già parlato però. Yes. We will offer free updates after the game launches and will continue to provide free seasonal events throughout the year. The first free update will be on launch day, March 20th. By installing this update, you can celebrate Bunny Day with a special event in April. Also, we're planning to roll out a special offer for both Animal Crossing Pocket Camp and Animal Crossing New Horizons, through which players can receive special items in each. Maggior relazione tra il gioco online e quello... E quello per console. Non male come idea questa. Animal Crossing Twitter account, so stay tuned. Ok. Ah, va bene. Quindi vai, che continuiamo anche con la fusione di realtà e fantasia. Quanto è contento Tomuk comunque. Ciao Fuffi. Niente, Fuffi sorride soltanto, va bene. Relax. In realtà ci sono anche io in cielo di un aereo. Ed eccoci qua. Tutto qua? Niente Smash? No. No, comunque sia... Interessante, no? Nel senso proprio che per il gioco in cui abbiamo finalmente le informazioni che servivano, che di cui avevamo bisogno in effetti, abbiamo visto le cose tipiche di Animal Crossing, ma anche di più, quindi soprattutto per quanto riguarda, non ne hanno parlato molto, ma mi sa che il fattore della possibilità di poter veramente cambiare l'isola anche nella sua morfologia è molto importante, proprio per la possibilità di veramente creare un'isola come si vuole. Mi ha ricordato molto Minecraft proprio per il fatto di poter distruggere a blocchi, e proprio a blocchi tra l'altro, le varie parti. Poi non so perché sia spuntato un lago sotto una parte, cose a caso, però no, quella è una parte molto interessante. Il crafting anche è interessante, anche il fatto comunque sia... hanno parlato ovviamente di tutto il rollout dell'arrivo dei vari altri abitanti, degli eventi tipici di Animal Crossing, quello più stagionale, ulteriori anche a seconda con gli eventi con gli aggiornamenti gratuiti. Comunque sì, direi, no, interessante, ripeto... Abbiamo finalmente le informazioni che servivano, visto che le hanno tenute belle strette ad un mese di distanza, anzi meno, visto che siamo a febbraio, quindi 29 giorni esatti di distanza dal gioco. Che poi in realtà l'hanno fatto anche con New Leaf. Per New Leaf hanno tenuto le informazioni forse anche un po' di meno come tempo rispetto... o meglio, la infornata vera e propria di informazioni, molto vicina... Molto nascosta fino a meno di un mese. Forse anche di meno rispetto, ripeto, alla testa che c'è stata per questa volta. Comunque sia, per essere un direct tema, non è stato esaltante. Perché c'è anche la componente che non sono questo enorme fan della serie. La gioco, l'ho giocata e sono molto interessato comunque a questo. Però vabbè... Altri direct a tema, tipo quelli di Smash, me ne è saltato di più. Però comunque sì, è un bel direct che ha mostrato per l'appunto le cose che avrà il gioco, quindi alla fin fine non ci sono i contenuti aggiuntivi a pagamento. Quindi hanno tolta quella parte perché non c'era effettivamente.
Però, ripeto, comunque sia, interessante. Sembra essere fatto molto bene anche, tra l'altro con novità che miglioreranno l'esperienza rispetto ai capitoli precedenti, tipo anche il solo menu per i vestiti è una manna dal cielo rispetto al passato, anche per appunto con il poter organizzare la casa in questo modo. Sembra molto semplice da utilizzare, proprio il poter ruotare la camera per la customizzazione delle varie pareti sembra molto semplice da utilizzare, quindi per l'appunto si abbatte la barriera della customizzazione, la si rende più facile, più snella, che è ottimo per un gioco come questo. È bello anche da vedere, non che sia questa che sia così importante, però proprio a livello grafico, con tutto che purtroppo la risoluzione della live qua l'ho messa a 480p per motivi perché sennò non andava, però sembra bello anche da vedere, di stile anche dal punto di vista più meramente tecnico, per gli effetti, per la pulizia, penso, mi sembra che sia pulita l'immagine anche. Ripeto, non posso dare certezza perché purtroppo la live andava a 480p, però sembrava comunque, vabbè, visto che anche lo stile che utilizza non è così complesso, però comunque sia, sembrava un gioco molto pulito, dagli effetti comunque ben utilizzati, ad esempio quello delle foglie che si muovono con il vento, mi è piaciuto molto proprio come si muovono. E quindi comunque sia, bello, bello, bello. E mi sa che a marzo lo farò mio, così. Va bene, ok. Così, in effetti. Così, in effetti, finalmente posso. Magari questa volta ci giocherò di più, perché se non sbaglio, Agnolife ho giocato circa un 50 ore. Mi è piaciuto, però poi vabbè c'erano altre cose che volevo giocare. Non vedrò con questo qui cosa farò, se magari mi tiene di più. Vabbè, si vedrà. Comunque sia, buon direct per Animal Crossing. E finalmente i fan della serie, cioè tutti quanti, soprattutto i fan della serie che hanno atteso veramente tanto, cioè, finalmente hanno le news che si meritavano. Quelle buone, quelle belle. Quindi vi ringrazio per la presenza, spero che se vi sia piaciuto vi metterete il follow sul canale di Twitch, spero che quando sarà caricato, e penso proprio a brevissimo su YouTube, metterete anche il like là se vi piacerà, e ci vediamo alla prossima, che dovrebbe essere domani per Root Double. Quindi alla prossima!